Salve a tutti ragazzi, sono Mortomo Scorsese, uno di questi nuovi episodi della serie del Terenviche, sono benvenuti ovviamente sul mod del Primario Deluxe. Questo è, potrebbe essere l'ultimo o il penultimo episodio di questa serie, perché finalmente oggi, come promesso, in questo episodio andremo a dichiarare guerra al Giappone, quindi alla sua fazione, che vi faccio subito vedere, la nostra fazione. Ci sono solo due fazioni attualmente esistenti, magari se ne crea un'altra per quanto riguarda questi stati qua, questi stati dell'Oceania. Questa è la nostra grande fazione dell'Impero Romano, e poi c'è la fazione della sfera asiatica, dell'Est. Come avete visto, nello scorso episodio abbiamo preparato tutti gli sbarchi, quindi tutti gli sbarchi, tutti i teatri, i vari confini, e non ci resta che dichiarare guerra. Non ci mancava altro, tocchiamo il tempo, intanto se magari si sembra qualcosa, ma se non erro, era tutto pronto. Abbiamo 156 atomiche, qui ci sono dei casini infernali, cosa si è scassato? Un cazzo di niente, è buggato, va bene. 2076 fabbriche, e direi che possiamo iniziare, signore. Intanto vi faccio vedere una cosa. Guardate un po'. Potete vedere, ci sono delle luci che fanno degli effetti incredibili, signori. Cambiano di colore in modo molto ondoso. E ora si funziona di nuovo, perfetto. E sarà, boh, un nuovo sfondo. Direi che ci sta. Nel senso, non distrae, però dà un po' di effetto in più. Quindi, complimenti. Detto ciò, ragazzi, vi consiglio di lasciare un mi piace, ovviamente, se la serie vi sta piacendo, visto che siamo in sgoccio ormai prima di avere 100 mi piace. E ovviamente vi consiglio di iscrivervi al canale, iscrivetevi, perché questo è anche se è molto importante. Adesso blocchiamo il tempo e passiamo a dichiarare guerra al Giappone. Però in realtà pensa un po' a tutti gli stati, perché sono sicuro che il Giappone non chiamerà tutti. Giustifichiamo quindi un po' a tutti, soprattutto questi piccoli qua. E per quanto riguarda l'Australia, anche l'Australia subito, eh. Australia, Nuova Zelanda subito, Filippine, tanto la distruzione sta andando correttamente, sì. Chi ci manca? Niente. Ah, questa. Devo aspettare 5 giorni, quindi il 25 dovrebbe essere proprio tutte le giustifiche. Vediamo un po'. No, ne ho mancato uno. Dai, questo. Eccolo qua. Mannaggia, ancora uno ce n'è. Oh, quanti sono? Porco Dio, l'ho saltato di nuovo. Adesso? Basta, non c'è più nessuno. Vaffanculo. Chiamiamo tutti i nostri alleati in guerra, ovviamente. E siamo pronti. Prima di iniziare, beviamo. Signore, è molto importante idratarsi con questo virus. Detto ciò, vediamo un po' che succede. Allora, qui ci sono degli attacchi, perfetto, quindi direi che possiamo, aspettiamo un giorno, 28, per sicurezza, possiamo creare il fronte, perfetto, qui possiamo creare il fronte unico, che è questo qua, quindi facciamo così, anzi, niente, stai fermo qua, proviamo a farci strada, cazzo, non possiamo tirare l'atomica per quel motivo, cos'è che non abbiamo la superiorità, vero? Non è in guerra con noi. Adesso lo è. Non so per quale motivo non lo fosse, vabbè. Dicevo, mi faccio strada in modo da inglobare questo lago. Sarà bloccato, ragazzi. Tanto Nuova Zelanda è entrata lì. Qui possiamo. C'è un sacco di zone da gestire. Tiriamo un po' di atomiche e facciamoci strada. Ovviamente abbiamo l'offensiva anche noi, mi sembra scontato. Non c'è un'offensiva segnata qua, scusate. Ma che cazzo c'è qua? Giovanni Messe, non c'era l'offensiva.
Ma che cosa sto vedendo? Questi, chi minchia sono? E dove ce l'hanno l'offensiva? Non la vedo, non capisco. Ma c'è qualcosa di buggato. Non c'è uno. Mannaggia Dio, signore, mannaggia Dio. Facciamo così. E adesso dovremmo essere a posto. Poi, questi qua sono loro. Non è vero. Sono questi. Blocchiamo il tempo. E facciamo un'altra offensiva. Perfetto, quindi qui possiamo avviarla. E chi c'era? Messe. No, c'era Badoglio. L'altro chi è? L'altro è difesa costiera, mi sa. Questa è difesa costiera. Prende un 2 milioni di divisioni diverse. Perché sono spostate qua, però le raggruppa. Va bene, quindi Badoglio avvia l'offensiva. Poi, qua. Tiriamo un po' di atomiche. E ci facciamo strada. E qui entriamo un po' anche. Come siamo messi qua? Stiamo spostando, direi di sì. Dai, così facciamo fronte unico, veloci. Qui ci sono altre tombe da tirare. Qui possiamo saccare. Che cazzo fai, testa di minchia? Quante. Ah, qui non possiamo, per quel motivo non abbiamo gli aerei, vero? In realtà potremmo, però cos'è che ci manca? Superiorità. Vediamo un po' di cosa devo ridere. Lo sapevo, ragazzi. Gioco di merda. 2000 aerei, 2000 caccia, 2000. Allora, non, forse non avete capito. 2000 caccia contro 0. Non c'è superiorità. Va bene. Gioco di merda. È sempre così, questo gioco fatto col culo, madonna. Andiamo avanti. Qui ci siamo riusciti intanto. Ma qui non ha senso forse. Ah no, non sacchiamo nulla perché non. Questo territorio. Cioè, con questo siamo in guerra, che è il Tibet. Non c'è un tasto rapido per lanciare l'atomica. No, però magari si può impostare. Va bene, mi sono stufato. Possiamo mettere il fronte unico. Qui non c'è nessun ordine, quindi lo mettiamo da qua. Poi le parti minori si fottono. Mettiamo, signori, Visconti Prasca, ovviamente. Il nostro eroe. Sperando che ci dia una buona mano. Allora, qui non mi piace questa curva che ha fatto. E possiamo fare spostare, poi passiamo all'offensiva. Intanto qui vedo che c'è qualche difficoltà. Allora, il Kazakistan è capitolato. Tiriamo un'atomica, vediamo un po' dov'è. Era questo qua, azzurro, molto bene. Quindi adesso possiamo ampliare il piano. Perfetto. Allora andiamo qua. Avviamolo direttamente. Tiriamo qualche bella atomica. Abbiamo ancora 137 atomiche, quindi andiamo benissimo. Poi qui possiamo passare a farci strada nel Tibet, che sembra molto corazzato. Qui come siamo messi? Sembra bene. Tiriamo qualche atomica per liberarci di queste divisioni. E a breve dovremmo spostare gli aerei. Vediamo un po' come siamo messi. Di regioni. Qui siamo in negativo e mi ero totalmente dimenticato di questo sbarco. Quindi potremmo anche avviarlo, no? Non possiamo perché. Vediamo un po' quanti. Penso che tutti gli aerei li abbiano schierati qua a questo punto. Ne avranno un sacco. 2250, neanche tanti. Si può risolvere. Allora, non diamo superiorità nemmeno qua. Qui abbiamo degli aeroporti, perfetto, quindi possiamo mettere altri caccia. E proviamo a mettere quanti ce ne stanno. Io ne metto 2000, magari gli altri si spostano.
E ci mettiamo qua, vediamo un po' come cambia la situazione appena arrivano operativi. Burma capitolato, bene. Quindi ci spostiamo adesso. Perfetto. Questi... dove sono quelli che... ah, questi qua. E non possiamo... ah sì, possiamo nuclearizzare. Perfetto, quindi adesso avanziamo. Perfetto. Situazione morte, signori. Cioè, abbiamo fatto una roba assurda. Guardate, 4.600.000 morti contro 750.000 morti nostri. Che sono comunque tanti, però la maggior parte dei morti viene da dove? No, sono tutti abbastanza bilanciati. Il Brasile sta facendo... dell'ottimo lavoro, guardate, 12% di supporto. Non me l'aspettavo, complimenti. Complimenti al Brasile che sta impegnando. Qui possiamo farli capitolare, se non erro. Vediamo un po' con l'atomica come va. Andiamo avanti con i carri. Non penso ci siano altre città. Potrei sbagliarmi. Perfetto, il Tibet capitolato, quindi non ci resta che avanzare. Qui stiamo andando benissimo. Magari diamogli un po' di fastidio. Allora, 4.050, hanno alzato gli aerei, signori. E quello che, una cosa che voglio fare è rimuovere tutte le... la nostra copertura che abbiamo e provare a dividere le navi. Perfetto. Quindi tutte queste le mettiamo di qua. Cerchiamo di coprire tutto in modo che magari i nostri alleati provino a sbarcare autonomamente. Qui sotto. Boh, direi che siamo a posto. Ora si sposteranno pian piano. Fatto, cioè, mettete scritto nei commenti il punto di dividere per avere più efficacia. Effettivamente è una cosa che sapevo già, ma non ho mai fatto. Qui vedo che i carri sono morti. Cosa è successo? Penso proprio di sì. A livello di supporto ancora niente, eh. Sono tostissimi. Vediamo un po'. Ci dice quanto stiamo abbattendo? 'Sa di no. Poi non capisco perché delle volte non sono disponibili i cacciatorpedini. Non i cacciatorpedini, scusate, i tattici. Però, vabbè, non facciamoci troppe domande. Intanto qui stiamo avanzando bene. Qui non ho mai avviato l'avanzata. Avviamolo. Vediamo se c'è qualcosa ancora di fermo che io non ricordo. Questi sono avviati, avviati. Questi sono fermi. Avviamo. Avviati. Avviati. E poi questi. Francesco Franco che è qua. Che purtroppo è sotto assedio. Lo salveremo, signori. Va bene, sta andando benissimo questa parte iniziale della campagna. Vediamo un po'. Ci sono delle difficoltà, qui tiriamo qualche atomica per liberare il passaggio. Qui nei punti rossi, nelle zone rosse, tiriamo l'atomica di supporto. Vediamo se possiamo nuclearizzare qualche capitale. Che punto strategico. Che città possiamo fare. Perfetto, vediamo un po' capitolazione. La 0% di favore degli aggressori per adesso è capitolazione. Giappone niente, vediamo la Cina. Ok, sarebbe questa? 1%, sono ancora molto molto tosti, vabbè. La strada è ancora lunga, signore, però ce la faremo. Allora, fare lo sbarco sicuramente mi velocizzerebbe molto. Però finché non abbiamo superiorità non si può fare. E quindi dovremmo costruire. Ma sono sbarcati i giapponesi? Dovremmo costruire un altro aeroporto qua, che spero sia definitivo. Quindi facciamo così. Ma qui è già pieno, ma è questo? Porca troia. Vediamo il raggio che hanno. È al limite, non ce la faccio a prendere oltre. Forse avanzando riesco a fare un aeroporto qua. Vediamo un po'. Però devono essere veloci, cazzo. Non posso metterci così tanto. Qui non ho copertura. Ho solo 10 strategici, non ho mai messo i caccia, ma ieri che sono dedicati qua, invece possiamo metterli oltre.
Perfetto, tanto qui non ce n'è più bisogno. Quindi qua possiamo nuclearizzare Bangkok e qualche divisione la possiamo tirare giù. Potrebbe anche capitolare, eh? Vediamo un po', potremmo andare verso la capitale. Quanto cazzo sono forti? Prendiamo saccato questi. Molto bene. Kyrgyzstan è capitolato, quindi un ultimo staterello che era qua è capitolato. E adesso siamo messi bene, allora potremmo... sì, se ci diamo una mossa possiamo congiungere i fronti. Perfetto, non ci sono più linee... Non ci sono più limiti varicabili, poi. Invalicabili, quindi... Dovremmo riuscire a congiungerci e avanzare all'unisono. Ma perché delle volte non funziona la selezione? Qui stiamo avanzando troppo lentamente. Qui siamo stati saccati. Mi fa piacere. State fermi. No, non li ho respinti? Ah, devono ancora arrivare. Cioè, ci mettono un sacco, ragazzi. Siamo capitolati. Molto bene. Molto bene. Situazione delle divisioni. Allora, 8 milioni di morti hanno fatto, ragazzi. E divisioni sono diminuite molto. Sono da 266 a 481 prima, mi pare. Non ho visto quanto fosse prima, era la mia, ma mi pare fosse su 800, forse di più. Quindi ne abbiamo tolte davvero molte. Qui vediamo se siamo riusciti nel piano. Sì, siamo riusciti e possiamo adesso unire tutti i fronti. Quindi abbiamo questo sicuramente da unire, lo mettiamo qua. Questi non possono ancora essere uniti perché c'è una linea qui in mezzo. Però, no, in realtà possiamo unirla. Quindi vediamo se riusciamo. Dovremmo farci la maledizione, ma sono lentissimi. Dovrebbero fare prima questi, no? Non ce la fanno, ragazzi, ci entrano questi in mezzo. Ci tira un'atomica per sicurezza, figlio di troia. Non so dove siano, io sto tirando ovunque, ma... Allora, l'abbiamo unito, perfetto. Quindi questi li mettiamo qua. Questi li mettiamo qua. Questi li mettiamo qua. Questi no. Ma questi in realtà possono anche essi andare qua. E questi no. Perfetto, tutto unito. Quindi visto tutto unito adesso possiamo mettere Badoglio e Giovanni Messe. Cancellare tutto e fare il fronte unico. Guardate che bestia. Perfetto. Adesso non ci resta che aspettare un po' per l'organizzazione e vorrei provare a fare lo sbarco. Positivo, perfetto. Positivo, positivo, quindi. Liberiamoci qui intorno. Avanziamo. Perfetto, partiamo con gli sbarchi. Non mi fa selezionare, non mi fa selezionare. Fatta davvero di merda questa parte. Qui cosa abbiamo? Alcuni di non sono in posizione perché li ho spostati per attaccare qua. Sti cazzi. Basteranno le altre. Vediamo se ci stiamo spostando. Sono già arrivati i soccorsi. Tiriamo l'atomica. Tiriamo l'atomica. Un'altra atomica qui. Per fargli capire che non scherziamo. Poi qualche altra atomica. Nei punti non ci sono più divisioni. Di qua. Perfetto. Vediamo un po' com'è lo sbarco. Dovrebbero arrivare a breve.
Eccoci, eccoci che arrivano tutti. Un po' lenti, vediamo un po' la situazione della copertura navale. Tutto positivo, perfetto. Quindi grazie per il consiglio, infatti adesso abbiamo un'efficienza molto alta. Forse arriveremo al 100%. Qui nuclearizziamo. Qui abbiamo perso. In alcuni abbiamo perso. Figli di Troia. Però non c'è problema perché adesso possiamo fare semplicemente così. Se riesco a selezionarli tutti. Metterli qua. Questi facciamo così. E avviamo l'offensiva intermedia in Cina. Ottimo lavoro. Atomica, atomica. Vogliono circondarmi, i cinesi. Sto cazzo. Ma qui sono sbarcati ugualmente? No, no, che cazzo fate? State fermi, state fermi, state fermi. No, 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 no. Mannaggia Dio. Ah, io non ci credo. Non si... Cioè, delle volte i comandi non si possono... Cioè, sono irreversibili, non puoi cambiarli, vergognoso. Ho fatto davvero di merda. Boh, abbiamo creato un bel fronte, no? Qui teniamo il porto. Perfetto, ora possiamo ampliare qua. Perché non faccio il tasto proprio per ampliare? Perché si bugga sempre, quindi nel dubbio lo rifaccio, non mi costa niente. Ottimo. Mi stanno ritirando. Attacchiamo qua, attacchiamo qua. Perfetto. Stiamo andando bene? Qui hanno un casino di divisioni, madonna. A sto punto nella loro terra non ne avranno nessuno. Cioè, nel senso, nella loro terra madre, il Giappone, non ci sarà niente. Ci sono davvero tantissime divisioni qua. Ora qui non possiamo più nuclearizzare perché penso che è ora di spostare gli aerei. Sì, queste zone sono vuote. Arrivano qui? No, non ci arrivano. Dovremmo, non so come potremmo spostarle. Cioè, è addirittura diminuito il raggio, capito? Mannaggia Dio. Non possiamo. Spostiamo questi. Non possiamo. Ragazzi, mi sono rotto il cazzo. Bisognerebbe fare aeroporti, ma non lo farò. Quindi andremo avanti senza aerei. Qui l'offensiva non è mai partita. Merda, questo è un problema. Adesso l'avviamo. Perché si stavano sistemando. Ecco perché. Qui sono molto molto lenti. Alcuni movimenti non sono neanche avviati. C'è proprio un tasto, una scorciatoia per tirare l'atomica e così è più veloce. Però non penso che lo metteranno. Allora vediamo qui se riusciamo a prendere l'isola. Vediamo un po'. Qui tu stai fermo perché vuoi andare là, bastardo. Ma invece no, stai qua, eh. 67 atomico ancora in riserva, ne abbiamo tirato un sacco. Stanno sbarcando i nostri lati, guardate. Molto bene. Qui è giunto il momento di tirare un po' di atomiche. Qui proviamo a vedere se riusciamo a saccare. Oh no, qualcuno si è fatto male. Non possiamo più tirare atomiche perché è cambiata la regione, giusto? Sì. C'è ancora un po' da combattere, quindi vedremo di spostarci più avanti, non adesso. Qui come siamo messi? Non dovrebbe essere resistenza, perfetto. Qui ci sono delle divisioni, nuclearizziamo. Lì non possiamo. E allora facciamo qua. Perfetto. Attenzione e capitolazione. Allora, abbiamo fatto quasi 10 milioni di morti. Noi non siamo arrivati ancora a 1 milione di morti. Però sono comunque tanti i morti che abbiamo fatto.
Divisione 214 e 390, fabbrica 620 e 747. Interessante, interessante. Qui le nostre Indie stanno combattendo contro l'Australia, molto bene. Allora, i stati maggiori sono per adesso il Giappone. Il Giappone è questa Cina, questo mandato celestiale, quindi dovrebbe essere semplice. Ora vedremo poi come sarà effettivamente il Giappone, cioè sbarcare nel Giappone. Ho qualche dubbio, però potremmo farcela, eh. Abbiamo 59 atomiche ancora, se non le sprechiamo troppo. Tipo qui potremmo vincerlo, proviamo a saccare qua. Vediamo un po'. Perfetto. Tanto la produzione è sempre quella, 60 reattori, molto bene. Potremmo magari metterne qualcun altro nel frattempo. Metteremo un po' in Europa. Che succede qua? Ha convogli che sta perdendo il Giappone. Sono pochi comunque, quindi niente di che. Mi sa che potrebbe durare forse ancora di più di due episodi, forse anche tre. Non lo so, io cercherò di fare il più velocemente possibile, ovviamente. Quindi, tirando le atomiche. Cioè, poi, il fatto che il gioco sia, in questo momento sia lento è perché semplicemente fa schifo, non è ottimizzato. Perché con tutta la potenza di calcolo che ho, ovviamente non viene sfruttata, quindi non posso farci niente io. È il gioco che è una merda. Altrimenti sarebbe bello vederlo andare molto molto più veloce, molto più fluido, ma è una cosa che non vedremo mai, perché Paradox non è capace di ottimizzare i giochi. Ma forse non nemmeno ci prova, forse. Io questo non lo posso sapere, ovviamente. Tiriamo l'atomica qua. Qualcos'altro possiamo colpire? Questa città? No, qui ci sono più divisioni. Altri punti in cui vedere se ci sono divisioni? Tipo, possiamo costruire un radar qua. Sì, e posso costruire anche altri aeroporti. Posso costruire un sacco di roba. Qui ora li hanno fatti tutti al massimo. Sì, 42. Anche infrastrutture, volendo. Gli aeroporti. Basta, ne vado troppa roba. Ho tutto sommato, questa avanzata è quella che si sta rivelando più efficace, quindi va bene. Qui adesso non possiamo più perché dobbiamo spostare gli aerei, giusto? No, in realtà sì, dobbiamo spostarli, va bene. E quindi possiamo metterli. Quelli che sono dedicati qua, dove sono? Ah, li avevo già spostati qua. Quindi posso spostare questi. E poi altri. Sono questi. Ci arrivano qua. Sì, perfetto. Adesso possiamo nuclearizzare anche qua. Sbagliata provincia. Qui stanno addirittura attaccando, cioè, vi rendete conto? Oh, attenzione signori, attenzione. E con questa grande svolta della guerra, la capitalizzazione della Cina, finalmente possiamo concludere l'episodio. Quindi ragazzi, per questo video siamo presto un prossimo episodio di questa grande serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ovviamente iscrivervi perché questo è davvero molto importante. Vi ricordo di mettere mi piace al video se vi è piaciuto. Proviamo a arrivare a 100 mi piace. Ci vediamo presto nel prossimo episodio e ciao.